Il benvenuto ad Emanuele Rigu, New Trader Lab. Buongiorno Emanuele, buon anno e ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno, buon pomeriggio Alessandra, buon anno anche a te e ai telespettatori, grazie per l'invito E come sempre. infatti, buon pomeriggio era più corretto, hai ragione, è proprio pomeriggio. Partiamo ovviamente da un commento di questa preapertura di Wall Street, di nuovo penalizzato il Nasdaq, soprattutto dopo l'ADP che comunque si è dimostrato molto molto forte in termini di numeri, in termini di dati. Volevo capire se a tuo avviso questo bull market che sta andando avanti da circa 36 mesi, ecco, possa essere interrotto in qualche modo. Allora, per quanto riguarda il mercato, almeno per il momento non ci sono ancora elementi che ci portino a far presagire una forte inversione di tendenza. Molto più probabilmente assisteremo a delle correzioni, soprattutto in quelle situazioni come sono stati i forti rialzi dei tecnologici che hanno visto dei comportamenti forse esagerati rispetto a quello che è lo standard di mercato, però tendenzialmente gli operatori stanno continuando a posizionarsi in direzione long su tutti i principali mercati con una certa fiducia recuperata anche data da quello che sembra un minore impatto della pericolosità della variante Omicron e anche per effetto degli altri contagi che la porteranno molto probabilmente e ragionevolmente a scalzare le altre varianti precedenti in maniera molto rapida, e quindi diciamo questa variante Omicron sembra indicare la via verso l'uscita della pandemia, stando allo stato attuale. Poi sul Covid, come si sa, non sappiamo più di quello che possiamo vedere nell'immediato. Questo chiaramente sta calmando, tranquillizzando i mercati che tutto sommato continuano a mantenersi in prossimità dei massimi. I tecnologici sono quelli che per il momento stanno soffrendo di più, se di sofferenza si può parlare, proprio perché stiamo assistendo ad un ricircolo diciamo dei posizionamenti degli operatori dei portafogli verso titoli ciclici più legati all'economia reale rispetto che al comparto tecnologico. Questo perché gli operatori aspettano proprio un'uscita dalla fase acuta pandemica e sono, diciamo, presi in considerazione meno i possibili effetti avversi legati al lockdown che sembra almeno per il momento non avvenire. Allora, intanto stiamo vedendo di nuovo anche dei futures che stavamo mostrando qualche istante fa. Eccoli qua, di nuovo il Nasdaq, ovvero il comparto tech sotto pressione, fra le altre cose anche in attesa delle minute della Fed, perché sì, sicuramente ci si aspetta una Fed molto più aggressiva in termini di politica monetaria, ma soprattutto a parte i rialzi dei tassi, immagino che uno valga la pena buttarci l'occhio anche per quanto concerne il cosiddetto balance sheet. Che cosa vorresti e che cosa guarderesti stasera? Ma allora, quello che voglio vedere stasera sicuramente sono i dot plot e quindi la situazione legata all'azione prospettica della Fed e i verbali, diciamo, questo dovrebbero dirci, darci un'indicazione un po' più precisa di quella che poi effettivamente è stata l'intenzione di voto e di quelli che saranno probabilmente le prossime azioni dell'Istituto Centrale americano. Sembrano calare, almeno per il momento, quelle che sono le aspettative di inflazione negli Stati Uniti con il rientro chiaramente della fase acuta dei rialzi delle materie prime e anche un alleggerirsi delle situazioni di crisi sulle catene del valore, quindi sulle supply chain a livello globale. Chiaro che c'è sempre la grossa incognita della Cina che ha una politica Covid zero, quindi continui lockdown non appena si presenta uno o pochi più casi che rischiano di compromettere, diciamo, il buon funzionamento dell'economia a livello globale, visto che la Cina è un player molto importante nella catena del valore globale. Ma almeno per il momento questa non sembra una situazione che sta destando preoccupazione. In questo contesto, ieri sono uscite le dichiarazioni di Kashkari, un membro
che tra l'altro ha una visione abbastanza dovish della politica monetaria, che si aspetta due rialzi dei tassi nel corso del 2022. Quindi, diciamo, se prima l'aspettativa era da 2,3, quindi diciamo un 2,50, adesso diciamo che uno dei membri più dovish ha dichiarato che probabilmente ci saranno due rialzi di tassi nel 2022, quindi una situazione che tutto sommato vede un po' di allentamento di quella che era uno scenario, diciamo, un po' più aggressivo sul rialzo dei tassi. Quindi sarà fondamentale tenere sott'occhio quelli che sono le intenzioni di voto anche degli altri membri votanti della Fed. Kashkari lo sarà dall'anno prossimo, per capire che cosa possiamo aspettarci proprio dall'Istituto Centrale Americano. Assolutamente sì, intanto andiamo a vedere rapidamente anche un altro market mover, in particolar modo nel corso della giornata di ieri, molto sensibile a qualsiasi tipo di decisione presa da parte della Fed. Stiamo parlando del mercato obbligazionario, c'è stato un notevole rialzo del rendimento del T-note decennale, era solo qualche istante fa ad 1,66, attualmente 1,65. Ovvio che il numero che stiamo vedendo non è impressionante, come sempre impressionante la velocità con cui si scalano i basis points in questo senso, quindi giusto per capirci che cosa ci sta indicando il mercato obbligazionario, può essere game changer anche per l'equity. In particolar modo, credi che ci sia ancora questa correlazione tra rendimenti alti e bassa performance del Nasdaq? Sicuramente è un elemento di correlazione, questo l'abbiamo visto abbastanza di frequente negli ultimi anni, in realtà è una correlazione storica abbastanza persistente. C'è volatilità anche sul mercato del fixed income e quindi è da tenere sotto osservazione anche abbastanza attenta. Sicuramente però andremo a vedere una situazione in cui, diciamo, a contesto normale, con una rinormalizzazione della politica economica, poi questo avrà un po' meno impatto rispetto a quanto non ne sta avendo in questo momento. Per cui è una situazione in evoluzione in cui, come hai fatto vedere tu anche poco fa, la volatilità è proprio all'ordine del giorno. Allora andiamo a vedere rapidamente anche la situazione in questo senso per quanto concerne l'indice del dollaro, che continua a scendere. In questo caso ha ceduto i 96 punti, siamo 95,99. Come mai questo indebolimento? È legato a un po' di stress sui mercati legati alla Fed, ovviamente? Ma diciamo che sull'andamento del dollaro c'è una fase a cavallo della conclusione dell'anno che vede dei movimenti sulla valuta, principalmente legati a delle questioni tecniche sul dollaro, insomma, degli scarichi del biglietto verde, poi dei riacquisti con l'anno nuovo. Per cui diciamo che da quel punto di vista non vedo forti elementi di... Allora, abbiamo qualche problema di rete, non abbiamo sentito, diciamo, le ultime due frasi, Emanuele. Ok, sembra... Scusa, ci senti? Sente? Sì, sì, okay. Sì, adesso sì. Sì, assolutamente. No, dicevo, ci sono delle questioni tecniche sull'andamento del dollaro, sulla conclusione dell'anno. La questione però legata all'indebolimento del biglietto verde del dollar index, diciamo, si fa vedere abbastanza coccentemente sul dollar index, non si riconverte almeno per il momento sul mercato valutario con tutta questa preponderanza, anche perché siamo ancora in una fase in cui contro tutte le principali valute il dollaro continua ad avere una certa forza relativa, o comunque mantenersi in prossimità dei massimi. Per esempio contro l'euro siamo ancora abbastanza fermi in prossimità dei
minimi, nonostante ci sia un chiaro movimento di rimbalzo della moneta unica e quindi anche di indebolimento del biglietto verde. Per il momento, diciamo, siamo ancora in una fase tutto sommato abbastanza controllata, con un parziale indebolimento del biglietto verde in queste ultime ore, forse anche giornate, se consideriamo l'andamento all'inizio della settimana, però tutto sommato siamo in una situazione di business as usual, comunque, come si suol dire. Allora, per quanto riguarda invece la seduta europea, stiamo notando un notevole ottimismo per quanto concerne le piazze principali in Europa, anche il FTSE 100 di Londra, fra le altre cose, ha chiuso il rialzo il 2021 senza alcun dubbio, però ha sottoperformato i propri peer europei. Credi che possa essere un cambio di tendenza sotto questo punto di vista? Un cambio di tendenza rispetto a? Rispetto alla performance di il FTSE 100 di Londra e le altre borse europee, se possiamo chiamarli peers, hanno performato molto molto meglio rispetto, diciamo, all'equity di Londra, d'Inghilterra in questo caso. Poi ci sono un sacco di aziende internazionali, per carità. Sì, diciamo che Londra in questo momento ha un problema che è rafforzamento, il recupero della sterlina, che chiaramente tende a zavorare l'indice, quindi è una questione prettamente tecnica su questo rendimento più in basso rispetto alle controparti europee, per cui non mi desta preoccupazione, più che altro una questione legata, diciamo, a una tecnicalità, ed è chiaro che Londra ha una situazione un attimino diversa rispetto all'Europa, in cui c'è stato un rialzo dei tassi e in cui la progressione dei contagi sembra andare in maniera molto aggressiva rispetto agli altri grandi paesi europei con cui di solito si fa il confronto. Per cui, diciamo, in questo contesto sì, ci sta assolutamente che il FTSE 100 abbia una performance più bassa, che comunque non è negativa nella giornata di oggi. Ecco, ultimissima domanda un po' più macroeconomica: quali saranno i driver principali per la crescita europea, a tuo avviso, Emanuele? I driver principali a crescita europea sicuramente saranno le prossime azioni della Banca Centrale Europea e la capacità di arginare le pressioni inflazionistiche. I dati che sono stati pubblicati questa mattina sembrano delineare una situazione in cui l'inflazione ha quasi toccato il picco, forse, però è chiaro forse, che lo scenario. Infatti sto facendo vedere l'inflazione. Infatti credo che i tedeschi sperano che questo sia il picco, fra poco iniziano a sperarlo anche gli italiani, perché comunque si tratta del 4% di rialzo dell'inflazione su base annuale. Nel frattempo gli stipendi non crescono, che da un punto di vista ci dice ok, questo probabilmente è un fenomeno transitorio, però dall'altro punto di vista il nostro potere d'acquisto diminuisce fortemente, dico il nostro perché siamo in Europa. Esatto, hai ricordato una cosa molto importante, cioè l'effetto sui salari, sulle richieste di salari, ancora non si sta facendo vedere, per cui almeno per il momento la situazione è, diciamo, sotto controllo. Non vorrei essere eccessivamente positivo o far tirare un sospiro di sollievo, una situazione che comunque continua ad essere emergenziale, però per il momento non si sta convertendo su un aumento dei salari, quindi non c'è ancora la spirale che poi porta ad un aumento incontrollato dell'inflazione. È chiaro che dovremo vedere il dato che verrà pubblicato nella giornata di venerdì, che secondo le stime degli analisti è atteso in calo addirittura di poco, ma comunque in calo, e sarebbe un primo segnale importante per farci capire che effettivamente potrebbe esserci un ridimensionamento dell'inflazione in assenza di una presa di posizione a parte della BCE. Questo è quello di cui parlavamo forse qualche settimana fa, cioè la Lagarde si aspetta che rientrino un attimino le pressioni inflazionistiche grazie all'effetto della diminuzione dei prezzi delle materie prime e a un allentamento delle pressioni sulle catene del valore, quindi sulla supply chain globale, che dovrebbe far rientrare un po' questa emergenza dei prezzi in rialzo, soprattutto nella parte
materie prime e comunque la parte del secondario. È ancora presto per cantare o per tirare un sospiro di sollievo per cantare vittoria. È chiaro che i dati di venerdì potrebbero darci un'indicazione importante su quelle che saranno le prospettive. Questo è sicuramente uno degli elementi, dei driver principali del prossimo anno, e poi chiaramente ci sono le varianti possibili, nuove varianti di Covid, che io non mi auguro e spero che effettivamente il virus faccia quello che solitamente i virus fanno nella loro evoluzione, che è diventare meno invasivo e meno virulento per sopravvivere banalmente, quindi raffreddorizzarsi, come ha detto qualcuno, e poi ci sono quelle questioni geopolitiche alle porte dell'Europa, che forse spesso ci dimentichiamo, ma sono sempre lì, le questioni di grande politica internazionale, i rapporti con la Cina, insomma, ci sono diversi driver che potrebbero andare ad impattare in maniera significativa, e ovviamente non possiamo dimenticare l'elezione del nostro Presidente della Repubblica, anche se penso che fuori dall'Italia non interessi troppo a troppe persone. Però... anche se potrebbe avere un impatto importante, considerato che diciamo abbiamo una situazione politica abbastanza, chiamiamola instabile, ecco. No, assolutamente sì, anzi è molto importante, in particolar modo per lo spread, che è un altro problema molto italiano, e per ovviamente i rendimenti dei BTP in questo caso, con scadenze, con maturità di lungo termine, almeno naturalmente 10 anni, dove stiamo vedendo che il rendimento continua ad aumentare pian piano, quindi sicuramente un punto fermo, anzi un punto molto importante quello che hai toccato, perché con Draghi c'era una specie di stabilità politica, anche se non proprio su tutti i punti di vista si è riuscito a trovare un accordo all'interno di questa stralarga maggioranza. Grazie mille Emanuele Rigo, New Trader Lab, grazie per essere stato con noi, ovviamente alla prossima occasione. Grazie a te Alexandra, grazie per l'invito.